Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti al secondo appuntamento di Cuba e Dintorni con Patrizia e Mauro. Buonasera a tutti, ciao Patrizia, dov'è il microfono? Accosta da questa parte. Secondo appuntamento di Cuba e Dintorni, questo momento così particolare, particolarissimo per tutti quanti noi, però abbiamo pensato di andare a vedere delle cose, in particolare di viaggiare insieme con dei racconti, con delle storie, con dei personaggi che ci hanno accompagnato e che ci accompagneranno, vero Patrizia? Assolutamente sì, la volta scorsa abbiamo parlato dei nostri inizi, no? I miei e i tuoi, Mauro, e da quanto tempo ci conosciamo e da quanto tempo condividiamo la nostra passione per Cuba, per i balli e per la musica cubana. Ringraziamo tutti gli amici che si stanno collegando, grazie a tutti. Saluto a tutti, mi collego pure io da qui perché altrimenti poi mi perdo. Certo, vista questa... man a mano tutti gli amici che ci sono. E partirei con una sigletta, Mauro, che dici? Beh, diciamo così, intanto andiamo a vedere chi andiamo ad accogliere questa sera, come abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, un grande amico principalmente, un nostro maestro da tantissimi anni, proprio tanti anni, una persona speciale, un percussionista, un divulgatore culturale, uno storico, un insegnante, un musicista, però appunto soprattutto un grandissimo appassionato della cultura cubana. Quindi andiamo a vedere un po'. Partiamo con una sigla, Patrizia, prima? Partiamo con una sigletta, vediamo. Allora, partiamo con una sigletta e vediamo se ce l'abbiamo poi online. Ok, vediamo. Sì, sento soltanto l'audio ma non vedo il video, però va bene lo stesso. No, lo rifacciamo, scusate gli errori, ci riproviamo un'altra volta, vediamo che succede. Chissà, è una fase di splendida conoscenza delle ambientazioni tecniche in diretta, assolutamente. È vero, è strano perché dovrebbe vedersi ma chissà per quale motivo non si vede. Che strano questa cosa. Però... Va bene, allora passiamo direttamente all'incontro. Sentiamo un attimo se in sottofondo Valerio Perla è con noi. Sentiamo un po'. È con noi. Eccolo qua, in diretta per noi. Ecco, adesso puoi spostare lo schermo in diretta per noi, direttamente dalla profonda Toscana. Mamma mia. Valerio Perla. Salve a tutti. Percussionista l'uomo. Ciao Valerio. Allora, che cosa si racconta un mondo? Cosa? Beh, nel mondo si raccontano un sacco di cose, e ognuno di noi avrebbe in questo momento un milione di storie da raccontare.
Anzi, tu raccontaci la tua, come stai vivendo questo momento di difficoltà dentro casa. La cosa più brutta è proprio questa, cioè il fatto di quando si ha un momento di così di profondo dolore collettivo, di letteralmente sai che tutta la tua società, tutto il mondo, tutta l'Italia e tutto il mondo è colpita da una cosa così tremenda, vorresti partecipare, vorresti in qualche modo fare qualcosa, però sei impossibilitato, sei chiuso in casa, per cui è la parte più brutta è proprio questa. Allora ho deciso subito all'inizio di cercare di collaborare, cercare di essere utile a qualcosa scrivendo, che è una delle attività che più amo, per cui ogni giorno mi sforzo di spostare un punto di vista, spostare l'attenzione su qualcosa o una rabbia sul momento oppure un pensiero propositivo, qualcosa che in qualche misura aiuti le persone a migliorarsi, non tirare fuori sempre necessariamente il peggio. È il nostro compito da sempre. Quando eravamo liberi, quando c'era un mondo senza virus, lo facevamo ballando, suonando, cantando, riuscivamo a tirare fuori le persone magari dal grigio di un quotidiano troppo immobile, troppo fermo, le portavamo nei colori, negli odori del mare, in altre cose. Questo è il momento che si vive con più difficoltà, non riuscire più a fare questo per tutti gli altri, ma in qualche maniera ci dobbiamo arrangiare, dobbiamo reagire. Beh, questa è una nuova reale avventura proprio, perché veramente andiamo alla scoperta di sensazioni nuove, la ricerca di nuove modalità per relazionarci con una formula che prima era quasi fastidiosa, no? L'eccesso del social. Adesso è diventato un momento grazie al quale riusciamo a stare vicini e oltretutto, ecco, come già in tanti hanno fatto notare, entriamo nelle case delle persone. Io sono sul mio divano, tu sul tuo, Patrizia sulla sua bella poltrona con lo sfondo del divano, la bandiera di Cuba, lo smile, prima ho visto anche il gatto che passava, cioè questa nuova modalità di entrare dentro casa, ecco, molto coinvolgente. Tu che ne dici, Patrizia? Sì, è vero, questo è un momento molto particolare per tutti, però stiamo cercando, ecco, con Mauro proprio di alleggerire questa situazione e condividendo con molta leggerezza, come dicevamo già la volta scorsa, condividendo una passione insieme. Se mi permettete, poi invece una parentesi tecnica, semplicemente perché poi se no me lo scordo. Vai, Patrizia. Ricordatevi solo che i commenti che farete o le domande che ci farete le potete fare soltanto qui nella nostra diretta, altrimenti non le potremo leggere nelle altre pagine o condivisioni che abbiamo fatto nei vari profili, quindi semplicemente una cosa tecnica, era molto così meno importante forse di quello di cui stavamo parlando veramente. Anzi, grazie, perché grazie anche ai messaggi che poi riusciremo a vedere, avremo la possibilità di interagire direttamente con le persone che magari faranno delle domande. Tu hai parlato di leggerezza, come possiamo alleggerire gli incontri? Possiamo alleggerire, a me spesso ho ascoltato i racconti di mio padre della vita durante la Seconda Guerra Mondiale. Mio papà è del 35, poi ascoltato da parte degli zii, da parte dei nonni. Ecco, in ogni caso, ogni volta che loro raccontavano facendoti vedere le cose, facendotele immaginare, facendotele assaporare, ma non volendoti coinvolgere soltanto nella parte drammatica, ma anche cercando di aiutarti a comprendere che ciò che loro avevano vissuto era stato superato. E mentre lo raccontavano, la ricchezza dei particolari faceva sì che ogni racconto diventasse un viaggio. Questo è quello che cercheremo di fare noi questa sera con Valerio, perché il programma si prende il titolo di Cuba e dintorni. Ogni viaggiatore che è stato a Cuba ha una sua Cuba negli occhi, ha una sua Cuba nel cuore, ha una sua Cuba sulla pelle, nelle sensazioni. E quindi noi andiamo ad ascoltare il racconto di Cuba da parte di Valerio. Abbiamo chiesto a Valerio di fare più di un incontro, poi ci organizzeremo per farne degli altri. In questo primo incontro
andiamo a chiedere a Valerio una serie di cose. Noi ci siamo preparati con Patrizia un po' di domande da farci, farci tutti quanti insieme, da fare a te. E la prima domanda con la quale inizierei è quella che dice: quando e dove inizia questa tua passione? Che cos'è che ha fatto scattare questa scintilla di passione, Valerio? Tutto è stato colpa di Antonello Mercurio. Colpa? Il maestro Antonello Mercurio, che è stato un carissimo amico di famiglia, di mio fratello Stefano in particolare. Io vengo da una famiglia, perlomeno dalla parte di fratelli, mio fratello Pino e mio fratello Stefano, che sono tutti musicisti, per cui cantautori, musicisti, scrittori, per cui persone, l'arte a casa mia è sempre stata di casa. Antonello era uno di queste persone, ma una di queste persone, quando aveva cominciato a venire a casa mia, che c'era 16-17 anni, per cui l'ho letteralmente cresciuto a caffè che mi ordinavano di fare, e Antonello era un maestro di musica, diplomato in pianoforte, orchestrazione, direzione di orchestra e coro, è un musicista vero. Fra queste cose sono anche le percussioni. Si dimenticò dei tamburi a casa mia e questa roba io li presi e cominciai a giocarci, così come si può fare proprio letteralmente nel modo più incosciente e ignobile che si possa pensare. E lui mi disse con tono di sfida, però c'hai talento, ma certo che te non sei capace però. Questo, quanti anni avevi quando è successo questo? Avevo, credo, 13 anni, 13-14 anni. Cucciolo! Quindi i tuoi genitori saranno stati felicissimi di aver trovato dei tamburi in casa. E questo è il discorso, perché mio padre vedeva un radioso dottore in agraria all'orizzonte, che però è stato, l'immagine si è naufragata, si è frantumata quando ho conosciuto appunto i tamburi. Ho cominciato a sbatterci le mani sopra e poi ho cominciato. Il mio primo disco è stato Elvis Presley. Io ho comprato il mio primo disco di Elvis Presley, non so per quale motivo, mi piaceva tantissimo. E poi, dopodiché, ho ascoltato appunto per colpa sempre del maestro Mercurio i Santana per la prima volta, e lì è stata proprio la folgorazione sulla via di Damasco. E poi era il periodo anche quello del rock mediterraneo, del jazz rock mediterraneo, il Neapolitan Power letteralmente, per cui c'era, io ho avuto l'opportunità proprio di viverlo quel momento nel modo più completamente irresponsabile che possiamo immaginare. Io ricordo che andai a un concerto di jam senese in Napoli Centrale, e andai a conoscerlo, gli dissi: io sono, mi chiamo Valerio, cioè avevo 16 anni, 16-17 anni, cioè, mi chiamo Valerio e suono i tamburi, per cui mi piace la musica che fai, cioè proprio un pazzo. Suono i tamburi, proprio un biglietto da visita, sì, molto vago, molto molto giusto. Stiamo parlando dei primi anni 80, dei primissimi anni 80. Ma nemmeno, proprio la fine degli anni 70. E per cui praticamente gli dissi: se ti interessa, questo è il mio numero di telefono, e gli diedi il numero di telefono. Mai avrei immaginato che invece mi avrebbe chiamato, direi più che altro. Credo, cioè, mi avrebbe chiamato, e per cui ho fatto un po' di concerti con lui, penso un 5-6 concerti con lui, con la Napoli Centrale del tempo. E mi accompagnava lì in questi concerti un pianista che ora ho recuperato su internet, un grandissimo pianista di jazz che si chiama Guglielmo Guglielmi, che io scappavo la notte per andare a vedere i suoi concerti al tempo da casa. Quindi c'è una storia abbastanza strana questa, poi questo aggancio con Cuba, e colpa poi anche di Gianni Minà. Forse qualcuno di voi ricorderà una trasmissione che facevano un tempo che era Blitz. Come no, assolutamente sì. Fecero questa trasmissione e un giorno ospitarono niente proprio di meno che gli Irachere. E io, avendo visto appunto gli Irachere suonare, rimasi proprio completamente folgorato. Andai subito a prendere l'enciclopedia Conoscere che c'avevo a casa e guardai Cuba, cercai Cuba. Valerio, cioè, ricordiamo che Gianni Minà era un grande appassionato di Cuba. Lo è tuttora. In un'intervista Massimo Troisi disse: se io vado nella, vorrei l'agendina di Gianni Minà, perché sulla F lui c'ha scritto Fidel. È vero, è vero, è vero.
Per questo, Marietta, rimasi poi scioccato da questo, cioè scoprì che esisteva un paese, una piccola isola che si chiamava Cuba, e che quindi tutte le cose che ascoltavo dei Santana che più mi piacevano erano il suono che veniva da lì. E per cui cominciai in modo concentrico a cercare di vedere chi facesse, chi suonasse quei tamburi, che non era una cosa così automatica. Oggi li vediamo dappertutto, no. Ma al tempo proprio no. Scusa, chiedere una cortesia, di avvicinarti un pochino di più al computer, perché forse qualcuno ti sente basso. Mi sente basso e avvicinerò. Ciao, così. Perfetto. Così mi sentite? No, veramente, i nomi dei musicisti che hai fatto fino adesso, oserei dire, come si dice a Roma, tanta roba, tantissima roba proprio. Ma io ho avuto una grande fortuna, in questo senso davvero ho avuto una straordinaria fortuna, che è sempre stata mediata dalla passione. Io quello che dico a tutti i miei allievi, i ragazzi o le persone comunque con cui ho a che fare, lo sai, tu, voi due ne siete testimoni nelle mie conferenze, è quello che bisogna far crescere la passione, bisogna far crescere la conoscenza, e attraverso la passione la stessa, la conoscenza appunto, cioè la conoscenza va nutrita di passione. Va assolutamente nutrita. Per questo, chiedo a Patrizia per far vedere qual è l'attaccamento del maestro Valerio Perla ai propri allievi. Adesso vi facciamo vedere una foto dove... Dove quando io racconto e dico che sono allievo di Valerio Perla si capisce perché come potete vedere maestro Valerio Perla cresce i suoi allievi. Particolarmente affettuosa, qui credo che eravamo a Grosseto qualche anno fa, non ricordo bene. No, qui eravamo a Roma, mio caro, qui eravamo a Roma. Non mi ricordo, però a Roma. Questo era per dire. Oddio, ti ho preso in braccio diverse volte, però non vorrei dire, capito? nemmeno una volta. Allora, perché di domande ne abbiamo tante, e poi sicuramente, come ti ho detto, faremo altri incontri con te. Chiederei a Patrizia di proseguire. Scusate, io approfitto un attimino. Io incredibilmente non ho rum a casa, quindi alla tua salute. Per questo, ma voi lo sapete, io non lo bevo, quindi non è una novità. Brava, così si fa. Ma questo è un... Quindi, intanto che stai assaporando alla tua salute questo buonissimo rum, sicuramente ti vorrei chiedere qual è stato il tuo percorso di apprendimento prima del primo viaggio a Cuba. Ho avuto due straordinari maestri, soprattutto due straordinari maestri, vabbè, tre, diciamo. Il primo, in verità di più, quattro. Cioè, il primo maestro è stato appunto Antonello Mercurio, che mi ha insegnato proprio le basi. Poi mi ha mandato da una maestra di conservatorio, Clara Perra, con cui ho fatto 2 anni di conservatorio, ma poi mi sono veramente stufato delle bacchette, del tamburo, non era quello che cercavo ai tempi. E a quel punto ho conosciuto Giovanni Imparato. Giovanni Imparato lo conobbi a un concerto di Eugenio Bennato che andai a vedere, e suonava proprio quei tamburi che volevo suonare io, per cui sempre con la stessa faccia di tolla sono andato da lui e ho detto: oh, ma questi sono delle congas, e ho cominciato a fare lezioni da lui. Lui ai tempi abitava a Bagnoli, io ai tempi abitavo a Salerno, e per cui insomma scappavo di casa per andare a lezioni da lui a Bagnoli. Che per un ragazzino imberbe, che mi trovavo in un contesto insomma diciamo sociale durissimo, perché la Bagnoli del tempo non era per niente un luogo tranquillo, e poi insomma, studiai per due o tre anni da lui, ma nel modo maniacale che so fare io, per cui dopo un po' lui proprio secondo me proprio era disperato, cioè, mi disse a un certo punto: non ho più niente da insegnarti, ti mando dal mio maestro a Roma. Per cui mi mandò da Roberto Evangelisti. Io suonavo già tantissimo, suonavo ed ero convinto di essere pure bravo, per cui andai da Roberto con l'idea adesso vi faccio vedere che cosa so fare. Roberto mi fece fare un tumbao, poi mi disse: prova a farlo con le dita chiuse. Io ci provai,
una cosa schifosa, Roberto fece un sospiro, si accese una sigaretta e disse: va bene, ricominciamo da capo, ricominciamo. Ecco, il maestro Giovanni Imparato, Giovanni, quale mandiamo un grande saluto. Grande, grande saluto, grandissimo percussionista, straordinario percussionista davvero, straordinario, una capacità di sintesi dei tamburi davvero unica. Io credo che sia davvero fra i migliori percussionisti che abbiamo in Europa, assolutamente una, per alcuni aspetti un genio delle percussioni, davvero. Vero, vero. Ops. E Roberto praticamente mi stroncò, mi distrusse veramente. Hai anche una foto di Roberto Evangelisti, Patrizia? Una foto di Roberto insieme ad altri due. Un saluto anche al grande Roberto Evangelisti. Roberto è il veramente... Eccolo qui. Eccolo qua. Quindi, insieme a chi è Roberto qui? Qui è Pancio Quinto e Amado. E sono tutte persone che ho avuto la fortuna di incontrare e di suonare grazie a Roberto, appunto, perché Roberto, certo, poi vi racconterò insomma tutta la genesi del primo viaggio a Cuba. Comunque Roberto è veramente un altro straordinario, uno straordinario didatta, nonché un percussionista veramente spaventoso, con una capacità di espressione del suono cubano in una maniera radicale, bellissima, romantica quasi, e costruisce addirittura i suoi tamburi. I tamburi di Roberto, le tumbadora Mamei, sono veramente il massimo. Io ce le ho, sono praticamente delle divinità. E per cui andai da Roberto. Roberto cominciò all'inizio con una severità tremenda, mi massacrò, però mi insegnò letteralmente le basi, diciamo il rigore. Che cosa significa toccare con mano quelle che sono insomma, un'altra cultura, per cui cominciai a vedere una Cuba profondissima dal dentro, proprio dalla parte più... Ecco, questo concetto che hai espresso mi piace molto, toccare con mano un'altra cultura è un'espressione di profondo rispetto e delicatezza. Questo è il vero problema che abbiamo anche oggi. Molte persone che hanno a che fare con Cuba, ma anche cubani, attenzione, non necessariamente non cubani, trattano la loro stessa cultura, ma comunque la cultura cubana, con una leggerezza a volte, con un disamore che è sconcertante, perlomeno per me, che io l'ho amata in un modo straordinario. Io ricordo veramente cose che poi vi racconterò, insomma, comunque veramente momenti molto toccanti della vita di Cuba, ma io stesso ho riconosciuto nel mio cammino, cioè io mi sono avvicinato alle tradizioni del Sud Italia, andando a vedere le feste delle tamborriate e trovandomi in contesti popolari, molto molto popolari, ecco, io ho ritrovato quelle stesse sensazioni all'interno della santeria afrocubana, quando poi più tardi ho cominciato a frequentare determinati ambienti. Cioè c'è stato un universo che ci unisce profondamente fra il mondo magno greco, il mondo del sud Italia, delle religioni d'Italia, con quello che è, diciamo, l'universo della culturale cubano. Assolutamente. Poi sicuramente riusciremo a trovare il modo di approfondire anche queste parti che sono interessantissime, perché nel famoso detto che tutto quanto il mondo è paese, noi c'è sparito Valerio. Eccolo che tu lì, dove noi andiamo a dire tutto il mondo è paese, in realtà sembra una frase fatta, ma lo studio e l'approfondimento ci aiuta veramente a trovare una serie di connessioni che ci fanno sentire veramente molto più vicini di quanto le distanze non facciano supporre. E quindi a un certo punto io mi chiedo, no, Valerio, che questo racconto veloce che stiamo facendo, a un certo punto tu decidi di partire per Cuba. È il 1992, a Cuba c'è un momento molto 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 particolare che adesso tu ci racconterai, e quindi la prima sensazione che hai avuto all'arrivo a Cuba. Immagino che tu avrai fatto scalo a L'Avana direttamente, no? È stata un po' più articolata la cosa. Sei passato per Mosca? Sei uno di quelli che è passato per Mosca? Sì, esatto. Sì, ho fatto dei giri, insomma, ai tempi non c'era proprio... Per risparmiare si facevano dei giri. Quindi, 1992, Valerio Perla arriva a Cuba, scende a Cuba. Proprio le primissime sensazioni che tu ricordi. La prima sensazione era...
Era una sensazione di mancanza di aria, di proprio l'emozione profonda. Avrei voluto fare mille cose. Ogni persona che incontravo avrei voluto fermarla e farmi raccontare la sua vita. E veramente era, cioè, la sensazione era proprio questa. In verità io vado lì a Cuba, in quel momento avevo una serie di contatti, e fra questi un fotografo cubano, Roberto Carlos, bravissimo peraltro fotografo cubano, che si era occupato di trovarmi una casa in un quartiere Playa, per cui mi vengono a prendere. Io ero distrutto, cioè, arrivi a Cuba la prima volta, cioè completamente sfatto, e arrivo in una Cuba estremamente dolente, però in questo posto dove mi portano non mi piace, non è una situazione che mi ha istinto, sento che c'è qualcosa che non mi quadra, che non mi torna. Per carità, erano buonissime, bravissime persone, però non era quello che cercavo. Per cui chiedo a Roberto per favore di trovarmi un'altra soluzione, e mi porta a casa di alcuni suoi amici nel quartiere Playa. Nel quartiere Playa entro in casa di queste persone, una casa molto bella nel quartiere diplomatico, il quartiere delle ambasciate, poi vi spiegherò per quale motivo è così importante questo. E, insomma, nel quartiere delle ambasciate è una zona liberty meravigliosa, davvero stupenda. E, appena entro in casa vedo questo gruppo, erano tutti al buio, eravamo in una candela accesa così, e io penso questi qua sono proprio dei figli di papà. Che non sanno niente, e loro guardano me e pensano sto deficiente di turista, capito, che non capisce niente. Cioè, in questo momento stai parlando di una comunicazione totalmente a sguardi, Ma nemmeno a buio, per cui, cioè, e praticamente poi a questo punto, complice una bottiglia di rum, in verità poi non era proprio rum, insomma, comunque, complice una bottiglia di qualcosa di alcolico, cominciamo a raccontarci. 40 minuti dopo ci stavamo raccontando l'intera vita, e quell'amicizia dura ancora oggi, dal 92 ad oggi, implacabilmente siamo rimasti estremamente amici, con Maito, con tutta una compagnia straordinaria di amici che avevo in quel momento, per cui c'era appunto Maito, che era un po' fotografo, un po' studioso di varie cose, poi c'era un'attrice, Mildis Lopez, che ora vive a Milano, poi bravissima peraltro, poi c'era Jorge Luis, poi c'era, che ora sta da qualche parte a Cuba, era il drammaturgo lui, poi c'erano una ballerina che era Mechi attualmente è una ballerina del teatro in Austria, del teatro di Vienna, di danza moderna e folclorica, bravissima. E c'era, insomma, veramente un mondo di ragazzi come me che però in quel momento stavano cercando di sfangarla, e la sensazione di quella Cuba è stata, per fortuna, è stata mediata in questi termini, perché poi la Cuba di cui stiamo parlando era una Cuba immersa in quello che si chiama periodo speciale, quello che si chiamò, certo, periodo speciale, e lo sapete tutti, con la chiusura cioè col crollo del muro di Berlino e la chiusura dell'economia, insomma, aiutata, diciamo così. Molta fame, molta fame. Una cosa oltre ogni vostra immaginazione, non c'erano cani e gatti per strada, le persone erano magrissime, c'erano i mercati che erano pieni di cose, ma nessuno aveva soldi per poterle comprare. Certo. E siccome però io ero andato via di casa a 18 anni e in una maniera, insomma, mi sono sempre arrangiato, non sono sempre andato senza chiedere soldi niente a nessuno, per cui ho cominciato a fare un po' la fame anche per alcuni aspetti, per cui non mi spaventava a me sapermi muovere in modo più, diciamo, alternativo, mercato nero, situazioni del genere. Mi ricordo che tra le tue storie raccontavi come per mangiare andavi a fare anche giù in Campania, andavi a fare lo scaricatore al porto per rimediare da mangiare. Qualunque mestiere ho fatto per mangiare, qualunque mestiere. Ma cioè, tu pensa che quando andavo da Roberto a studiare a Roma, davvero io avevo pochissimi soldi. Mi ricordo un famoso panino con la mortadella, io. Bravo. Quella roba lì, avevo soldi per comprarmi, cioè per andare il viaggio da Salerno a Roma, la lezione con Roberto, e poi avevo i soldi per mangiare a pranzo e a cena, ma che consisteva nello stesso sfilatino,
che costava 500 lire ai tempi, signori, 500 lire, sfilatino con la mortadella, diviso in due, e che metà era a pranzo e metà era a cena. Questo era il pasto di Valerio Perla ai tempi. A Cuba, cioè, mi stai parlando di 25 centesimi di euro? Eh sì, panino con la mortadella. Poi c'era la versione ricca che ci mettevi anche le olive sott'olio, ma insomma, quello era proprio, cioè, il momento di festa, le ferie, capito? Pasqua. E Cuba era niente di dissimile, perché in quel periodo non c'era niente da mangiare, per cui insomma ti dovevi davvero arrangiare tanto. Beh, in virtù di quello che tu dici, no, proprio per cercare di concentrare più domande possibili nel tempo che abbiamo a disposizione, vai, invito Patrizia alla prossima domanda che si collega a quello che stai dicendo. Direi che, a proposito di mangiare, proprio il cibo a Cuba, perché per te che venivi da tradizioni culinarie secolari, no? Ecco, raccontaci come ti sei trovato e cosa ti è piaciuto di più a Cuba. Sai, guarda, su questa cosa posso parlare davvero poco, perché in quel periodo si mangiava quello che c'era, in una condizione veramente miracolosa, perché quello che c'era era a volte veramente immangiabile. Siccome io non sono mai andato in un albergo a Cuba, non sono mai andato in una situazione organizzata, sempre stato a casa di amici, ho sempre diviso quello che c'era con le persone, perché trovo che sia giusto così, sia eticamente giusto questo. E quindi dividevo anche quello che era la libretta, cioè quello che c'era, che passava allo Stato attraverso la libretta. La libretta che cos'era? Era letteralmente un librettino dove per ciascun cubano c'è di diritto che tu hai a disposizione, che ne so, un tot di riso, un tot di carne, certo, un tot di pesce. La qualità però di queste cose al tempo non era proprio questa cosa straordinaria, e c'erano, vabbè, il pesce era una cosa terribile, ma quello c'era e quello dovevi mangiare. Ricordo un picadillo de soia che era veramente terrificante, un odore mortale, che però insomma in qualche maniera si riusciva, cioè, ho retto per tutto questo, quello che si trovava, cioè quello che c'era, viandas, patate, quello che c'era. Beh, si faceva. Oltretutto immagino che nella tua memoria i vari quartieri, i vari vicoli siano ben incastrati appunto nella memoria, anche in base ai profumi e agli odori che si sentivano, ovviamente. Anche in base al mercato nero che trovavi, perché certo, in alcuni quartieri trovavi il tipo che vendeva la carne, allora poi ti organizzavi, andavi lì in modo molto clandestino per comprare dal cugino del cugino del cugino del cugino la roba necessaria, per poi organizzare, cioè comunque sia, qualcosa di che anche per loro, perché dopo un tot che li vedevi mangiare niente, erano tutti magri in questa maniera. A un certo punto ho preso la situazione in mano e ho detto: va bene, ok, facciamo così, vado io a trovare qualcosa da mangiare. E per cui sono ricorso al mercato nero. Vi dico semplicemente questo: vabbè, l'ultimo giorno, il momento della festa, sono uscito a trovare un maiale intero che sembrava un maiale magro. Un bel maialozzo era, capito? Un bel maialozzo fatto arrivare dalla campagna con dei giri clandestini che non potete neanche immaginare, con trova la macchina, mettilo dentro, organizzare una brace straordinaria. E poi abbiamo fatto, per il giorno in cui io partivo, ho offerto a tutti loro, tutti, questo maiale intero, a tutti i miei amici, Argoio, tutti i rumberi. Abbiamo fatto una mega rumba in cui appunto poi sono divisi questo, che per loro era veramente qualcosa di straordinario, cioè nel senso non c'era tanta possibilità di vedere carne, era come il nostro dopoguerra e come i racconti di tuo padre e anche certo, di mio padre, insomma. Ecco, hai nominato il Goio, poi c'è una domanda che ha fatto Paolo Addari, me la appunto perché dopo, quando arriviamo ai maestri, ne parliamo. Ma quindi, in base a quello che tu ci stai raccontando, se tu potessi dirci che cosa hai riconosciuto di affine, affine a te, soprattutto negli sguardi con la popolazione, cioè non le parole, non i suoni, no, parliamo soltanto di sguardi, nel vedere, che cosa hai riconosciuto che ti apparteneva? Tutto, veramente, senza mezzi termini. Vi racconto solo questo piccolo episodio. Un giorno ero andato a fare una telefonata all'hotel Havana Libre, perché lì c'era solamente il punto delle telefonate internazionali al tempo. Per cui vado lì a fare una telefonata, entro dentro, vedo un italiano, chiaramente italiano perché se ne vanta ad alta voce, con un Rolex d'oro che si porta in camera, sta salendo in camera con una bambina che avrà avuto 12 anni. Ovviamente.
io mi come diciamo noi in Toscana, mi si tappa la vena, per cui vado lì per volevo andare a dirgli qualcosa e mi sento afferrare per il braccio dal mio amico Maito, che mi guarda solamente intensamente dritto negli occhi e mi fa capire con quello sguardo che la polizia stava guardando nella nostra direzione e per cui la situazione non sarebbe stata assolutamente da rischiare. Per cui esco fuori, erano più di 40 giorni che ero a L'Avana, per cui veramente io non parlavo italiano più da un sacco di tempo, parlavo esclusivamente spagnolo, tra parentesi l'avevo imparato e i miei amici mi avevano detto: lo vuoi imparare? Allora noi parliamo veloce, tu t'arrangi e vieni dietro. Per cui questo era l'andazzo. E per metodo cui, Montessori, sì. Sì, sì, per avere uscito da lì, praticamente esco, faccio il muro intorno e incontro lì Gabriele Salvatores. Incontro il regista. Gabriele Salvatore, il regista, e lo guardo e lo riconosco e passato mi giro e faccio: ma Gabriele? E lui si gira verso di me tipo della serie: ma ci conosciamo, no? E io avrei voluto dirgli: ciao, sono Valerio, sono italiano, sono qui da Cuba, mi fa piacere incontrarti. Quello che è uscito fuori è stata una cosa terrificante. Lui mi ha fatto una pacca sulla schiena, ha pensato: questo è scemo. Allora, la pacca sulla schiena, ciao, ciao, è andato via. Per cui io ero rimasto con tutto l'incavolo di quella scena lì dentro alla hall. Le cose che non riuscivo a parlare con e cercavo di spiegare poi in spagnolo chi fosse quel regista, i miei amici, e nello stesso momento entriamo in Quinta Avenida. In Quinta Avenida c'erano per la prima volta le prostitute per strada, cioè le gineteras, che in quel momento si prostituivano. Ora, per noi non è niente di niente di strano, noi siamo abituati a questo orrore del mercimonio del corpo, dell'idea di considerare il corpo con un controvalore di denaro, che è una cosa terribile, orribile, veramente. Per cui io più di tanto non è che mi scandalizzo, cammino e va, ma i miei amici vedevo che stavano lì con la mano in questa maniera. E a un certo punto camminiamo, siamo tutti e due in silenzio, cioè io e questi miei amici siamo in silenzio, non riusciamo a dire niente. Poi a un certo punto Maito mi guarda, mi dà una pacca sulla schiena e mi dice: Valerio, cioè, non te preoccupe, tu eri cubano, cioè tu sei cubano, per dirmi, tu ti sei indignato per tutto quello che noi stiamo vedendo e abbiamo visto con la hall e quant'altro, e per cui tu sei come noi. E quell'essere dirmi sei cubano, e mentre io avrei voluto dire voi siete italiani come me, nello stesso istante avrei voluto dire le stesse parole, mi ha fatto capire che quegli sguardi erano legati, c'erano delle una grande affinità, c'era silenziosa totale affinità. Qui si incastra la domanda che ti voleva fare Patrizia. Allora io volevo sapere, invece, tornando al livello musicale, diciamo così, quali sono state le differenze più evidenti che hai riscontrato tra ciò che avevi studiato e letto nei libri e l'impatto con la realtà che ti sei trovato lì di fronte a Cuba? Quello è stata... Vabbè, innanzitutto il periodo era incredibile, era il momento in cui stava nascendo il fenomeno timba, in una maniera la timba stava nascendo in modo formidabile, per cui in quel periodo il charanga manera stava tirando fuori i suoi lavori più belli, cioè insomma c'era veramente un fermento giovanile fortissimo, ma non solo. Nell'ambito musicale della rumba, il guarapachangueo, particolarmente il guarapachangueo di Yoruvandavo, stava veramente suonando tanto forte. L'impatto era che io sapevo fare un maneggio che si suonava negli anni 50 e quello che si suonava lì normalmente di base era almeno di 40 anni più avanti. 40-50 anni. Valerio, cortesemente, soltanto in due parole, semplicemente, tu hai nominato il guarapachangueo, se lo potessi soltanto descrivere minimamente per farlo comprendere a chi ci ascolta. Guardate, una rumba tradizionale si basa su un'accentazione che noi ascoltiamo, vedo la fotografia di Rian con la sua famiglia, l'Occinito, sono stati gli inventori letteralmente del guarapachangueo. Venne chiamato così per disprezzo, per dire che cos'è questa guarapachanga, per modo di dire che cos'è sto schifo, sto disordine. Tra l'altro, per raccontarvi un altro esipodio del tempo, quando conobbi El Gato,
Ernesto Gatto, uno straordinario percussionista che spero che ci stia guardando e che lo saluto con enorme affetto, perché è una persona d'oro davvero. Lui, grandissimo cantante, grandissimo rumbero, si trovava per la prima volta ad andare a casa di Irian, dove suonavano appunto il guarapacangheo, che era una cosa diabolica, cioè tutti i colpi spostati, le accentazioni melodiche di quello che si sentiva kun-kin, kun-kin, kun, non esisteva più questo, ma era kun-kin-kin, kun-kin-kin, completamente qualcosa di fuori dal mondo. E questo, come tu ci hai insegnato e raccontato, dettato proprio dalla massima povertà, per la mancanza di strumentazioni. Avevano tamburi, c'erano scaparate, il bordo di un armadio che dava un boom forte, e un solo tamburo che rispondeva, ma soprattutto l'amore per una mamma. La mamma dei Cinitos era una donna straordinaria che ha cresciuto da solo praticamente sei figli, cinque figli c'erano dentro, Artico, Irian, insomma, li cresceva tutti. E una donna che lavorava tutto il giorno cantando boleros, cantando canzoni romantiche, tutto il giorno senza mai ripetere una sola canzone durante le 24 ore, capiamoci, che era una voce bellissima peraltro, i figli l'adoravano. E se poi andiamo musicalmente, andare un po' più sul tecnico, capiamo che ci sono determinate rumbe che sono scritte, la melodia di una rumba è scritta proprio per rispettare quella melodia tipica del tamburo della rumba antica. Nel cantare un bolero, cercare perdon, vida de mi vida, perdon, si è che te faltado, perdon, cariñito amado, angel adorado, dammi tu perdon. Metterci questa melodia con kin kin ku è una cosa che non regge. Loro hanno inventato questo modo di accompagnare queste canzoni in termini diversi per amore di una mamma, cioè per amore di mamma. E infatti tuttora è rimasta la tradizione della festa della mamma come la rumba più importante della Havana, a casa dei Cinito, dove io appunto ho avuto la fortuna qualche volta proprio di stare, di frequentare in quei momenti. Sono meravigliosa, cioè è stata un'esperienza davvero davvero bella. Beh, a questo punto allora ti chiedo l'incontro durante questo primo viaggio, cioè l'incontro con la musica dal vivo, con la musica cubana dal vivo, cosa è stato di più? Estasi, curiosità, stupore, sogno? Cioè, se tu ci volessi far rivivere questa sensazione, cioè il primo momento nel quale tu a Cuba hai incontrato i tamburi. Allora, il primo momento che ho incontrato i tamburi a Cuba era una tensione enorme. Io volevo suonare. Cioè, il mio obiettivo era suonare in mezzo a loro e farmi massacrare senza ritegno dal più piccolo e incapace bambino di loro che mi disintegrasse alle percussioni. Beh, eri lo stesso ragazzo che si era presentato in precedenza in Italia col biglietto da visita: sono Valerio, io voglio suonare. Bravo, bravo, esatto, sempre lo stesso. Avevo 25 anni, per cui provate a immaginare un ragazzo di 25 anni che si trova nella Havana con miliardi di storie. Io conoscevo tutte le vie di Cuba, avevo letto tutti i libri, sapevo tutte le storie, per cui ero lì con gli occhi così grossi che guardavo tutto. La prima rumba che andai, non vedevo l'ora di andare ai tamburi, per cui cioè cominciai a fare quel lento avvicinamento che si fa quando vuoi andare a suonare, per cui aspetti il tuo, miri quel tamburo, lo aspetti, però insomma, questi, figurati, cioè, ero l'unico bianco poi peraltro della festa, per cui cioè, quando mai, sì, ma poi quando... noi abbiamo una foto di repertorio, di archivio, Patrizia, di Valerio a 25 anni. Mamma mia. Che era questo ragazzo qui, guardate un attimo, stiamo parlando di questo ragazzo sulla destra che con il colore della sua pelle voleva suonare in compagnia di questi straordinari signori. A fianco c'ho il Goyo e poi c'è Ciaccia Uele. Eravamo a casa di Ciaccia con quella che c'ho a fianco a me, una donna che frequentava il Goyo, un'allieva del Goyo. E praticamente eravamo a casa di Ciaccia, il primo incontro con la leggenda assoluta delle percussioni. Io avevo appena finito di dire a Ciaccia: guarda, io suono le percussioni perché ti ho sentito suonare, per me quella è stata la cosa che mi ha
letteralmente convinto a fare il percussionista. Lui si commosse talmente tanto che prese l'unica scatola di carne, l'unica scatoletta di carne che c'era in casa, l'aprì, la tagliò a fette, la mise sul tavolo e ha detto: prendetele. Ma infatti il tuo sorriso in quella foto è il sorriso di un uomo innamorato, c'è poco da fare. Non so se Patrizia la vuole rimettere, guardate l'immagine, adesso se lei ingrandisce. Cioè, ecco, io riesco a percepire quello che tu ci stai raccontando, perché oltre a farcele rivivere, ecco, guardate il volto estasiato, il volto estasiato. No, poi ecco, adesso, oltretutto, tu hai parlato del goio, quindi io mi vorrei ricollegare a una domanda che ha fatto l'amico Paolo Addari. E il goio, come tuo maestro, come tuo insegnante, quale importanza ha avuto per te nella tua formazione musicale ed umana? Totale. Goio era una persona straordinaria. Era una persona straordinaria, una persona bellissima, simpatico, aveva miliardi di racconti, non finiva mai di parlare, era una locomotiva di racconti veramente straordinari, vissuti poi di vita vissuta, vera. Per cui era una persona, e poi un rumbero, uno dei fondatori del Conjunto Folclorico Nazionale di Cuba, un abbacuaccio, una persona, ripeto, gigantesca nella sua cosa. E Goio mi ha insegnato veramente il primo approccio di canto, proprio l'ho avuto dal Goio, cioè le prime lezioni di canto l'ho avute da lui. Lo racconto spesso questa cosa: quando andai a casa sua, andavo a lezioni da lui, e le prime lezioni non me le ricordo, perché Goio mi offriva in modo sadico una bicchierata di rum all'inizio della lezione, alle 10 di mattina. Per cui io praticamente le prime 5-6 lezioni non ricordo niente di quello che ho fatto, perché ero praticamente... Hai imparato stordito dall'alcol. Nel frattempo Patrizia ha messo la foto del compianto Ronaldo, Gregorio Hernandez, scomparso anche lui. Pochissimi anni. Questo è Goio. Questa foto che vedete adesso è Goio proprio. Naldo era suo figlio. Naldo, mamma mia, anche lì straordinaria persona, di cui ho un ricordo specifico particolare, una cosa poco nota, insomma, questo ve la racconto, ma insomma, vabbè, Goio, vi ho detto, era stato per me straordinario, davvero. Quello che mi ha insegnato tutto, che mi ha veicolato in tutti gli ambienti di rumba più importanti. Io sono sempre andato con lui nelle cose più esclusive e più straordinarie che ci sono state. Quindi ho potuto suonare con Yoruba Andavo, ho potuto suonare con Clave Wuanko, ho potuto suonare con i più grandi nomi, sempre col suo sorriso soddisfatto e orgoglioso di avere comunque uno... c'è un italiano che facesse le sue cose. E poi ma poi ero allievo di Roberto, e Roberto è una leggenda a Cuba. Certo. Cioè, Roberto è veramente una vera, autentica leggenda, senza se e senza ma. Cioè, noi abbiamo la fortuna gigantesca di avere Roberto Evangelisti, voi a Roma in particolare. Certo. La fortuna gigantesca al Timba, il rinato Timba, una scuola meravigliosa che io vi invito tutti ad andare ai laboratori, di andare Bravissimo. A studiare da Roberto, perché è una cosa assolutamente bellissima. Cioè, un'esperienza che non c'è nient'altro di più importante, nient'altro di più importante. Oh, chiaramente questa considerazione che sta facendo Valerio vale sia per i musicisti che per i ballerini. In un'intervista che stavo vedendo prima di Corinna Marchetto a Esmil Diaz, dice che quando Esmil Diaz chiese al suo maestro, credo ad O'Farrill, dice: chi è il ballerino più bravo? E O'Farrill gli rispose: è quello che domina il ritmo. La stessa cosa la diceva Papito Alala, riuscire a dominare il ritmo, riuscire a non accontentarsi soltanto di una semplice spiegazione tecnica della clave o di qualunque altra strumentazione, ma dominare il ritmo è qualcosa che ti entra nella pelle, deve passare per il cuore, deve passare per la non comprensione, fino a sfociare in qualche cosa che poi diventa profondamente tuo. Certo, tu l'hai vissuto dal vivo, in prima persona, lì giù, quindi ancora più forte. Voi potete capire che una volta c'è un'intervista che credo che sia su YouTube da qualche parte, che hanno fatto in Italia al Goio. Allora, calcolate tutto questo percorso, insomma, da quando vi raccontavo dei tamburi dimenticati a casa mia, poi il testaccio a Roma, la scuola di musica, il testaccio a Roma, poi il timba,
poi viaggio a Cuba, poi continui studi, continui impegni su questo, il continuo approfondimento sempre più maniacale, sempre più intenso, quindi per me è stato sempre un inseguimento di queste cose. Quando poi in un'intervista, si parlava di interviste, Goyo gli fece un'intervista qui in Italia e gli chiesero quali rumberi italiani lui nominasse e quant'altro, e lui disse naturalmente Roberto Evangelisti, Giovanni Imparato, e poi disse Valerio. Se Valerio, sì, io cioè, stavo quasi svenendo. Cioè, hai pianto? No, no, io ho una commozione gigantesca. E anche quando, e lo cito proprio poi veramente in questi giorni con un piacere immenso, mi sono trovato a essere nella stesso carnet di artisti con il Festival della Cultura Cubana da Daniele Indio, che saluto, che per, insomma, per tutta questa tragedia abbiamo dovuto perdere questa occasione meravigliosa. Oggi saremmo dovuti partire. Oggi, domani e dopodomani, quindi un grande saluto a Daniele e Alessia. Veramente hanno fatto un lavoro bellissimo. Io mi sono trovato per la prima volta a essere a insegnare insieme a Roberto a tutti i più grandi maestri. Io mi sono proprio sinceramente emozionato profondamente, perché era un riconoscimento, diciamo, della strada fatta per alcuni aspetti. Io non sono mai stato una persona che ha sgomitato per arrivare a qualcosa, per mettersi in luce o quant'altro. Ho sempre cercato di far parlare il mio lavoro, il mio studio sulle cose di me, non tanto di fare. Per cui un po' oggi guardo con un occhio un po' triste questa tendenza alle persone che gli hanno rubato la gavetta, gli hanno rubato la possibilità di fare spettacoli, di andare a fare concerti, di lavorare con compagnie diverse. Le persone diventano famose perché fanno qualche video su YouTube, che è una cosa pessima, perché nel video con YouTube non incroci gli occhi delle persone, le loro storie non ti contaminano il tuo suono, non ti contaminano letteralmente la necessità di ballare appunto in modo diverso, di suonare in modo diverso. Lo dico a voi perché, per esempio, penso a Tony Castillo o penso alla meravigliosa Trudy, cioè tutti voi non avreste mai ballato bene quanto ballate, ma non tecnicamente bene, con amore, con passione, se non aveste incontrato la levatura umana di queste persone meravigliose. Amore mio, eccola qua. Pensa, io la prima volta che ho visto ballare Trudy, visto che tu la nomini, allora ti voglio dare due sensazioni diverse. La prima volta che ho visto ballare Trudy, che conoscevo già da tempo, l'avevo vista ballare soprattutto sulla parte del folklore venezuelano e così via. E poi a un certo punto una sera lei ci fece un dono e ci ballò tutta quanta una parte sincopata su un pezzo di pianoforte. Beh, io sono emozionato tuttora, perché io vedevo ballare lei e vedevo il pianoforte, perché lei lo ricostruiva i tasti con le sue movenze. Ovviamente stiamo parlando di quando era più giovane, di quando le forze la potevano aiutare. E quando invece incontrai Tony, il primo incontro di Tony fu un'assoluta percezione di leggerezza che mi è rimasta nell'anima, a me come a tutti quanti i nostri... Anche leggerezza umana, assolutamente, umana. È quello che ti volevo dire, che in entrambi i casi corrispondeva ad altrettanta leggerezza umana. Quella leggerezza umana che gli dava la possibilità di poter venire fuori anche dalla grande capacità di sofferenza dalla quale venivano. Guarda, proprio entrambi. Di sofferenza e leggerezza, ho un ricordo molto sentito di Trudy, lo sapete, certo. Trudy era veramente una persona per me, un pezzo di me davvero, nonostante il poco tempo che abbiamo avuto l'occasione di stare insieme, eravamo legatissimi. Quando facemmo il suo funerale lì a Roma, ci siamo trovati proprio a suonare con Roberto a fianco, eravamo io, Roberto e Stefano Fistolini a fianco, suonavamo per lei con la sua bara là davanti. Io ricordo di aver suonato singhiozzando ogni colpo di tamburo una lacrima. E queste cose non accadono per caso, ed è proprio quello che rimprovero a questi tempi, averci tolto questa fetta di umanità, questa fetta di,
di storie, no? Di storie che ci appartengono profondamente, di quell'umanità che appunto oggi a me personalmente permette di prendere in braccio i miei allievi fino a quando le forze mi reggono e mi permette comunque di veicolare in questo momento in cui la musica è in una profonda crisi, non ne parliamo adesso, poi col Covid è una tragedia ovviamente. Veramente terrificante. Pensate che il nostro lavoro è completamente resettato, come anche penso il vostro. Certo, è resettato e lo sarà probabilmente fino a dicembre, quindi è una cosa, quello che ci sta accadendo è terribile, cioè quello che ci sta accadendo, ma non solo, cioè non è terribile per quello che ci sta accadendo, è terribile quello che sta accadendo. Poi la reazione a quello che succede è necessaria, perché dobbiamo tenere la distanza proprio per cercare di salvare più vite possibile. Ma infatti per questo credo che questi momenti di incontro con il tuo, altri che ne faremo, quelli che abbiamo fatto tra di noi, altre persone che riusciremo ad incontrare, ci possono dare la possibilità di vivere qualche cosa che ci eravamo persi, perché tutto troppo di corsa, ovviamente. Sono d'accordo. Quindi tutto troppo portato all'esasperazione per arrivare a un obiettivo, perdendo per strada qualche cosa che tu hai raccontato adesso nelle tue parole, che è fondamentale. Quel concetto di gavetta che tu hai raccontato passa, io tutti gli artisti che sto ascoltando in questi giorni, tutti mi hanno dato la stessa percezione. Tutto passa, non soltanto per la bravura ed il talento, ma tutto passa per una difficoltà di immediata comprensione. Tutti raccontano che alcuni concetti e alcune conoscenze sono diventate trasparenti a distanza di tempo e di anni. E questo credo che è quello di cui ci dobbiamo riappropriare, ovvero la consapevolezza che alcune cose che ti fanno diventare grande hanno bisogno del loro tempo per sedimentare, sviluppare. E proprio per questo chiedo a Patrizia appunto di andare con la prossima domanda, che secondo me... Torniamo al fatto delle lezioni, proprio ne parlavi adesso detto, di lezioni. La prima volta che ho preso lezioni di percussione a Cuba, com'è stato? La prima volta che ho preso lezioni di percussione è stata con Alejandro Nené Carbajal. Alejandro Nené Carbajal era un signore magrissimo, incazzoso in una maniera estrema, però un pezzo di pane al tempo stesso straordinario, simpaticissimo, una persona con la schiena dritta davvero, di cui ho sentito parlare peraltro bene da tutti, vabbè, ma ho sentito in particolare parlare bene da Graziella Ciao Carbonero, che approfitto per salutare. Spero grande Graziella. La Graziella, grande Graziella, una delle più straordinarie insegnanti che abbiamo. Eccola qui. Meravigliosa Graziella, meravigliosa. Anche lì, ecco, io lei l'ho incontrata all'Afrocuba 92, 91, 92, non mi ricordo adesso l'anno esattamente qual era, e all'Afrocuba lei era insegnante, io allievo. Trovarmi a fare conferenze con lei, trovarmi a lavorare con lei è stato emozionante enormemente. Quando feci la mia prima lezione di percussioni con Alejandro Nené Carbajal, avevo dei suoni molto belli nelle mani, perché ero dalla scuola di Roberto, per cui tutti quanti mi facevano complimenti per il tipo di suono, e io ero particolarmente orgoglioso di essere degno di essere un allievo degno di Roberto, sinceramente. Non guardavo tanto al fatto che riuscissi a fare. Poi mi rendo conto che però c'era qualcosa di altro, che quando suonavano loro succedeva qualcosa di differente, sì. Che c'era qualcosa di veramente di quasi incomprensibile. E questa roba non è tecnica, questa roba è che cosa hai mangiato, che cosa hai amato, le sigarette che ti sei fumato, il rum che hai bevuto, la coda che hai fatto per andare a prendere il mangiare o miliardi di altri contrattempi che la vita ti mette davanti, che in qualche maniera poi la tua anima riesce a tradurre con un suono esclusivamente tuo. Io molto spesso ho detto a alcuni miei allievi, ho detto guardate, non riuscirete mai a raggiungermi per come suonare, non riuscirete mai a in qualche maniera a suonare come me. Voi non dovete pensare a suonare come me, voi dovete pensare a suonare come voi. Voi dovete essere voi stessi. L'esperienza che ho io sui miei colpi sono, in questo momento ho
quasi 40 anni sul colpo, per cui il mio suono è fatto di tutta la mia vita, delle donne che ho amato, del mangiare che ho fatto, degli amici che ho avuto, dei tamburi che ho suonato, delle miliardi di esperienze musicali che ho avuto la fortuna di fare. Quello è se arrivi a fare quello. Quello che devi imparare è a rubare queste cose, a rubare la vita. Quello che devi imparare è a rubare in ogni momento un elemento bello della vita, andare a casa la sera, addormentarsi, sicuri di aver imparato qualcosa di nuovo, è la base necessaria per essere migliori. Dobbiamo pensare a migliorarci costantemente, ma non tecnicamente. Dobbiamo aver letto un libro in più, perché per capire una musica cubana bisogna capire la fotografia, la pittura, bisogna capire la musica nel senso più complessivo del termine. E allora sì che determinate immagini cominciano a cristallizzarsi, allora sì che si capisce il peso di un movimento, il peso specifico di un movimento, e perché quel movimento parla di quel suono. Quella cosa che stavi dicendo di dominare la musica prima si riferisce a questo, si riferisce al fatto non che una persona debba muscolarmente dominare la musica, non deve essere un unico connubio di alma e musica insieme, uniti. Ma inoltre noi abbiamo una grande fortuna di un grandissimo strumento che è proprio la nostra voce. Beh, la nostra voce, così come viene insegnato, è trasparente alle emozioni. Riuscire a farla vivere, riuscire a tirarla fuori per le emozioni che si provano dentro, cambia assolutamente anche la nostra percezione. Tu, quando mi hai parlato di Nenè le prime volte che imitavi la sua voce, io mi ricordo che tu imitavi la sua voce. Ecco, come parlava, questo per dire che... Ma tu sembra che... Quindi, anche se voi ci pensate, anche tutte quante le frasi musicali che i percussionisti utilizzano, no? Bravo, hai detto una cosa. Ecco, ci dai un piccolo esempio, come facciamo due domande e chiudiamo e poi proseguiamo con il prossimo incontro, perché secondo me da ballerino io lo utilizzo, l'ho imparato da te a riprodurre la parte ritmica con la voce per far risuonare qualche cosa da dentro che poi diventa movimento. Per voi come la vivete come percussionisti? Tu mi chiedevi prima la mia prima lezione vera, grossa che ho avuto di percussioni è stato che Nenè che mi diceva: ah, guardate quello che tu dico così con la voce, ma mi uccido, cioè, ricordati che quello che tu vuoi imparare, quello che tu canti sei in grado di suonare, solo quello che tu canti sei in grado di suonare. Quindi praticamente la prima cosa che mi insegnava era una sfilata di suoni, cu, cri, chi la, chi la, chi cri, chi cri, che imitavano il tamburo. Qui tu sapevi che chi è il tamburo, il colpo su una pelle, la è il tamburo, il colpo sull'altra pelle, poi al tempo stesso cri è il suono insieme, e quindi tu ti insegnava un ba, chi, chi, cri, cu, cu, cri, chi, da, un ba, chi, cri, chi, cu, cu, cri, chi, cu, 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 cri, chi, cu, cu, cri, chi, da, con chi, da, con chi, da, con chi, 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 da, con chi, da, con chi, ba, con chi, cri, chi, con chi, con cu, chi, con cu, chi, chi, cri, con pi, con cu, con cri, bin, chi, con chi, con cu, con da, chi, chi. Questa roba io passavo il tempo nella dos tre dos, che era la guava, cioè era un pullman affollatissimo. Quando tornavo dalla lezione con lei, prendevo questa dos tre dos. Insomma, vi racconto questa cosa. Io ero praticamente il 99% delle volte ero aggrappato fuori, sempre con un piede sul paraurti, un altro con la mano aggrappata al tergicristallo e l'altro piede sul predellino, mentre mi frugavo in tasca per dare la monetina che tutti si passavano mano in mano per metterla nella cassettina per pagare il biglietto, per pagare il viaggio. E io, anche in quella situazione allucinante, aggrappato così, ero e mi ripassavo le cose che mi aveva detto Nenè, perché sennò poi me le scordavo. Quindi quello è stata la prima lezione, tornare vivi dalla dos tre dos. Infatti credo che la parte più difficile per noi italiani sia esattamente quella di uscire dai numeri per cominciare a muoversi sui suoni.
e allora a quel punto tutto quanto cambia. Tu sai che la mia didattica... Parlo da appassionato di ballerini, da insegnante. Tu sai che la mia didattica all'inizio fece scalpore sulla ritmica, proprio perché io ogni volta che vi dico non mi nominate i numeri perché mi viene voglia il prurito, mi viene voglia di grattarmi, perché non sopporto l'idea proprio del contare per ballare. Le persone quando contano poi a un certo punto smettono di ascoltare la musica, e infatti molto spesso, fino a ieri, vedevamo le discoteche piene di fenomeni che però ballavano una serie di cose a volte completamente avulse dal mood del pezzo, oppure dal mood ritmico delle cose, semplicemente per fare, diciamo, per mettere più roba. Lo capisco quando si è giovani, lo capisco un po' di meno quando si ha una certa età, lo capisco sempre di meno quando poi si è maestri. Definirsi maestri è una responsabilità gigantesca, gigantesca. Cioè dare avere la cosa di dire ti insegno qualcosa, partendo da Cuba, significa prima di tutto avere una responsabilità gigantesca per la cultura cubana, soprattutto amarla in una maniera profonda, avere avuto riconoscimenti chiari, ufficiali, cioè di cuore, dai cubani stessi che in qualche maniera ti riconoscono e ti danno questa, diciamo, patente affettiva, perché poi è una patente emotiva, una patente affettiva, cioè certo. Quello che uno sa non è un diploma, non è una cosa no. Semplicemente in questo senso, è avere un'anima capace e una conoscenza poi delle cose che ti permette davvero di fare questo. Noi discutevamo proprio di questo, vi ricordate, nella fotografia di quando ci siamo conosciuti? Certo, certo. In queste foto nel 2001, l'incontro con Alberto Valdés, che saluto, che è stato... Cioè, mamma mia. Grande maestro Alberto Valdés, biondo, e tu Moro. Mamma mia, capito? Cioè, lui si tingeva i capelli di bianco, io... Stavo dicendo esattamente questo, lui aveva i capelli colore della tua pelle e tu i capelli colore della sua, insomma. Mamma mia. Però insomma, in quel momento, quando ci incontrammo per la prima volta, Alberto è stato il primo grande maestro di cubano che mi ha riconosciuto il mio valore, ecco, e va. Ha immediatamente portato... sul palmo delle mani, dicendo lui conosce le cose, ed è stato di una straordinaria gentilezza, di uno straordinario affetto proprio nei miei confronti. Lo devo, sono sempre debitore nei suoi confronti, al Cino, questo, sono sempre debitore nei suoi confronti di tantissime cose, davvero, di tantissime, tristissime cose. Prego, prego, Patrizia. Sì, no, no, scusa, era Firenze Baila nel 2007-2008 con... Sì, altri musicisti cubani, peraltro, infatti c'è il Cino del Gado, e più ci sono altri amici italiani che pure Valerio conosce. Sì, Giuseppe Cannina, Luca Chilamido. Comunque, se adesso siamo arrivati alle 20 e 10, abbiamo già fatto un'ora di diretta e abbiamo veramente viaggiato, e io, se Patrizia e Valerio, se voi siete d'accordo, io non solo vi proporrei, adesso ci organizziamo, di fare un secondo incontro, ma io vi proporrei di fare un secondo incontro un po' più notturno, organizzandosi con un goccetto di rum, per raccontare ancora delle parti ancora più da cena, da cerchio intorno al fuoco, perché ecco, diciamo, adesso potremmo entrare in maniera ancora più sentita dentro queste storie. Rivelerò una cosa che solo quelli di una certa età ricordano: Nick the Nightfly, cioè le notti in radio di Nick the Nightfly. Radio Montecarlo. Assolutamente, no, assolutamente, perché io credo che in questo momento possiamo anche riscoprire orari diversi, perché un po' spesso anche in questi giorni le cose si stanno organizzando perché dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, dobbiamo partecipare, cerchiamo di partecipare online a tanti appuntamenti per rimanere collegati, ma io credo che il fascino della notte, così come avremo modo di parlare del nostro agriturismo pieno di rumba, del rumba trofi, lo lasciamo un po' in sospeso per un prossimo incontro, lì dove suonare di notte per tutta quanta la notte, per Valerio e per tutti i ragazzi che suonano con lui e per tutti quanti noi è un momento particolare. Noi ogni anno partecipiamo al rumba trofi, quest'anno sarebbe stato il decimo anno, lo si fa in campeggio in un posto incantato in Toscana, si sta tutto il giorno in ciabatte, pantaloncini e maglietta, e o si suona
o si canta o si balla o si sta in piscina o si sta in piscina ovviamente, però c'è una costanza. Io ho partecipato a 8 su 9 eventi e c'è una costanza, si arriva con il cuore gonfio di piacere e si va via con una lacrima ogni volta. E per questo mi aggancio alla domanda che ti vorrei fare come chiusura in visione del prossimo appuntamento, ringraziando tutti quanti gli amici che si sono collegati, sono tantissimi, grazie a tutti, e naturalmente. Grazie veramente a Patrizia per tutta quanta la parte dell'organizzazione tecnica. Santa Patrizia che è capillare. Io chiuderei questa argomentazione di questa sera ringraziandoti, Valerio, per tutto quanto quello che ci hai detto. E tu un giorno mi hai parlato di spartenze, ovvero ci sono le partenze e poi ci sono le spartenze con la S davanti. Che cosa è stato per te partire e spartire da Cuba? Guarda, la spartenza è un termine bellissimo perché c'è dentro un verbo che è spartire, cioè dividere, spezzare. E si sparte il pane, letteralmente, si divide il pane, no? E la partenza e la spartenza sono due facce, diciamo, di una stessa medaglia. Nel senso, ci si ritrova una partenza e tu sai che vai via da un luogo e per andare in un altro, quindi sai che quello che troverai lì è un'incognita e non sai cosa troverai lì, sai cosa abbandoni però, per cui c'hai il dolore di quello che abbandoni. Quando arrivi in questo luogo costruisci qualcosa di diverso che, come nel caso di Cuba, ti sorprende e ti lascia annichilito. A me, tutti i viaggi fatti a Cuba, particolarmente poi quel viaggio lì, quel primo viaggio, fu devastante il ritorno, fu veramente devastante, perché con tutti i miei amici mi scrissero ciascuno una lettera e me la diedero con la raccomandazione di leggerla solamente in aereo. Per cui io già ero tristissimo per partire, va bene, cioè la situazione, cioè dopo 45 giorni, se non sbaglio, passati in una vana veramente, di un'intensità veramente totale, assoluta. Quando mi sono messo sulla sedia, è partito l'aereo, sapevo che si era concluso qualcosa di straordinario, era veramente, cioè, era percepibile questa straordinarietà del momento, la cosa, quello che era avvenuto era davvero fuori dall'ordinario, e quindi avevo completamente dimenticato quello che avevo lasciato in Italia, e quello che ritornava non era più lo stesso Valerio, ovviamente. Non era più quel ragazzo di 25 anni e basta, avevo fatto altre esperienze ben toste, ben più toste, ero cambiato profondamente. Quando cominciai a leggere quelle lettere, cominciai a piangere come un vitello, ininterrottamente, per tutto il viaggio, per queste 12 ore di viaggio che poi al tempo si facevano, perché c'erano gli scali sparsi ovviamente in qualunque parte del mondo, dalla Groenlandia in su, e per cui praticamente era veramente scioccante l'impatto di quello che era avvenuto, cioè quella frazione di tempo fermata nel mezzo aveva costruito qualcosa di completamente diverso. C'è una frase bellissima, io lo cito qui, uno dei miei più grandi maestri è stato Nin Scolari, lo cito qui, era un drammaturgo, lui un professore di geologia, un grandissimo drammaturgo, fondatore del Teatro Continuo di Padova, con cui ho lavorato nella tragedia greca. Lui una volta mi portò davanti la rocca di Velia, e c'è una cattedrale romanica che stava su un tempio greco messo, e nel mezzo c'era stato un tempio romano, per cui c'era il tempio greco antico, poi il tempio romano e poi questa cattedrale romanica sopra. Lui guardava una fessura lì e mi indicava questa fessura, mi diceva: vedi, qua dentro c'è compresso tutta la storia di queste epoche messa dentro, e in ogni viaggio che si fa c'è compressa sempre la stessa medesima fessura in cui conteniamo tutte le nostre emozioni in qualche misura. I viaggi sono qualcosa di importante. Adesso, grazie di cuore. Io personalmente ho viaggiato con te, e adesso che hai detto che dopo che dei 45 giorni ripartivi da Cuba, io ho sentito la nostalgia
della tua Cuba, che non è come la mia, perché io sono andato in anni più recenti. Non so se per Patrizia è stata la stessa cosa. È stato uguale, io sono andata per la prima volta nel 95, anche per me è stato così, comunque è abbastanza straziante tornare, è vero, assolutamente. Cuba ti ruba l'anima. Cuba rimane, rimane quella nostalgia, e infatti nel futuro una delle cose che ho nel cuore è quello di poter ripartire un'altra volta per ritrovare non solamente Cuba, ma anche quella parte di me che si è trovata tanto bene lì. Per concludere, Valerio, ringraziandoti, io ti faccio una domanda semplice. Ovviamente tutti sappiamo che sta cambiando qualcosa di epocale, no? E in questo grande cambiamento, rispetto a quelle che sono state le tue esperienze, rispetto ai viaggi che hai fatto, a chi sogna di andare a Cuba? Quando ci potrà andare, che sia un aspirante ballerino, che sia un aspirante musicista, che sia un viaggiatore, in qualunque forma, quale suggerimento Valerio darebbe in questo momento? Prendere solo il biglietto di andata e ritorno, non considerare niente di organizzato, niente, se non i primi due giorni in un albergo, giusto per atterrare e sapere dove andare. E il resto lasciare che la vita faccia il suo corso. Non si può conoscere il bello se non si conosce l'orribile. Non si può amare la vita se non si conosce la morte. E conseguentemente, ecco, quello che raccomando è di non evitarsi niente. I viaggi preconfezionati, l'idea che uno va e conosce tutto il meglio delle cose, tutto preordinato, mi ha sempre dato l'ansia. In verità poi la vita mi ha offerto la possibilità di fare ben altro in questi viaggi. In questo primo viaggio, poi la prossima volta ve lo racconterò, insomma sappiate che la vita poi alla fine mi ha portato a casa di Juan Formel, e a casa di Juan Formel, un fondatore di Van Van, per chi non lo conoscesse, poi lui mi ha detto: vabbè, ma senti, domani facciamo le prove alla Tropical, vieni a fare le prove con noi, vieni a suonare un po' con noi alle prove. Perché, ho detto, certo, perché immaginate, io 25 anni che mi trovo a suonare con i Van Van, capito, con Cianghito che mi guardava male, e con tutti, ecco, la vita non avrei mai trovato questa opportunità se avessi seguito quello che erano le mie intenzioni. La vita vera è quella che ti succede nel mezzo, quando cerchi di fare qualche cosa, non devi arrivare alla meta. Il senso non è fare un viaggio per arrivare a una meta, ma è proprio il viaggio, è quello che succede nel mezzo. E, insomma, Kerouac in questo ci aveva scritto tantissimo, e aveva scritto delle cose valide. No, comunque ci hai dato tantissimo materiale per poter fare un prossimo incontro. Ci sarà un prossimo incontro nel quale potremo parlare di Perico, di quale potremmo, come zone molto particolari, dai quali potremmo parlare anche di musica, della tua musica vissuta in passato, nel presente, quella che vedi nel futuro, e tante altre belle storie da poter condividere. Quindi grazie di cuore a Valerio, lascio la parola a Patrizia per i saluti finali. E un saluto ancora grandissimo a tutti gli amici che si sono collegati. Scusate se non vi abbiamo nominato, ma oggi siete stati veramente tantissimi, quindi siamo contenti. Evidentemente vi abbiamo incuriosito, quindi questa cosa ci fa molto piacere. Grazie, ci vediamo prossimamente e vi faremo sapere quando, come, dove, perché. Adesso c'è un altro bel viaggio da fare. L'idea notturna mi piace. Sì, ci sarà un notturno, lo facciamo. No, anche il prossimo incontro, lasciamo un po' di suspense. Anche il prossimo incontro sarà incentrato sul concetto del viaggio, soprattutto perché adesso che stiamo fermi dentro le case, poter viaggiare con la fantasia ad occhi aperti, ad occhi chiusi, io credo che sia una grandissima prospettiva verso il futuro. Sì. Grazie ancora a Valerio Perla. Grazie a tutti. Ciao, Patrizia. Ciao, grazie Mauro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questi schermi e state a casa. Ah, chiaramente si può rivedere, no? Per chi vuole può rivedere il filmato, vero Patrizia? La diretta rimane memorizzata sulla pagina di Cuba e dintorni.
risponderemo a qualcuno se ci avete fatto delle domande che magari ci sono sfuggite. Adesso diamo un'occhiata e grazie ancora a tutti. Un bacio grande, mi raccomando, occhi aperti a tutti. Ciao.